treno per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente. Devo chiedere al signor Zanfretta, lei ha detto che deve farlo, che si sente, tra virgolette, costretto a farlo, sente quindi questo bisogno di andare lì a scaricare i dati. Ha provato, non so, le volte in cui è stato in contatto con questi esseri, a cercare di comunicare con loro o cercare di creare o chiedere qualcosa, non lo so, formulare anche mentalmente una richiesta, al di là dei momenti di paura che può aver vissuto? E all'epoca non c'era il tempo per comunicare, non c'era, c'era la paura e basta. Non credo, io l'unica cosa che ben poco ricordo, mi parlavano una certa lingua dalla testa, rispondevo nella loro lingua, ma nello stesso tempo dicevano: cosa sto dicendo? Quindi io credo che non c'era il tempo di pensare, di fargli le domande, cioè potevo dire: ehi, perché non avete rapito a me? Perché non potevate prendere lei? Per modo di dire, non c'era il tempo. Quindi non è riuscito a farsi un'idea o a comprendere il perché di questo, non perché lei, ma qual è il loro intento, il loro scopo, qual è la loro finalità. Non lo so dire, mi dispiace. Ok, grazie. Ha detto: cosa scrivo? Succede qualche cosa, e se sì, che cosa succede dopo che una persona dichiara di essere presuntamente stata rapita? Ebbene, c'è una statistica, e anche Alfredo gli può aiutare in questo campo. Noi abbiamo seguito per parecchi anni una presunta. Noi, dopo le parentesi, noi compriamo sempre il punto interrogativo, il presunto e il condizionale. Non diciamo è così, perché non saremmo qui. Saremmo, come ha detto l'amico, a Hollywood o in chissà. Allora, noi abbiamo seguito per 2 anni una persona presunta addotta che dal giorno alla notte, meglio, dalla notte al giorno dopo, ha avuto il coraggio, ci vuole del coraggio, già non erano questi tempi, ma anche allora non era facile, di ribellarsi, tra virgolette, a un marito che noi abbiamo conosciuto, padre, padrone, despota, eccetera, eccetera. Ovviamente vi risparmio quello che ha detto a noi, addossandosi la responsabilità di quello che aveva avuto sua moglie e alla moglie stessa, e perfino si è preso proprio con i cani che avevano qui. Allora, questa persona ha avuto il coraggio, appunto, di separarsi da questo uomo, che ora è ora di definitivamente, ha avuto un'espansione di coscienza, in psicologia si chiama espansione di coscienza. La coscienza non è, o non vuol dire solo quello che comunemente ci hanno insegnato, cioè tu, ma tu non hai coscienza, no, la coscienza in termine psicologico vuol dire consapevolezza di quello che si è imparato. Allora questa persona sa benissimo che questa espansione di coscienza è l'equivalente di quei casi rari, ma ci sono nel mondo, andate su Guinness dei primati o su internet, di quelle persone che per un fulmine o perché facevano l'elettricista hanno avuto una scossa elettrica che avrebbe ammazzato il toro, e ne sono usciti interni, però con che cosa? Con delle facoltà risvegliate, perché sono facoltà risvegliate, non immesse con il microchip da loro, facoltà risvegliate incredibili. Vogliamo parlare di cronoterapia? Vogliamo parlare di guarigione con le mani? Vogliamo parlare di calorigenza? Vogliamo parlare di tantissime altre cose. Allora, e effettivamente queste persone, quasi tutti gli artisti, hanno avuto questa espansione di coscienza, che poi, in base alla situazione familiare, in base alla loro cultura, in base a tante altre cose, si sono spostati da una vita apparentemente normale o migliore. Qualcuno si è buttato sul misticismo andante e si è rifugiato in monasteri, anche non tibetani, e così via. Però l'espansione di coscienza c'è stata. Quindi evidentemente questo shock ha innescato questa specie di riesumazione di potenzialità
perché noi avevamo, noi dico milioni di anni fa, quando siamo stati messi qui da loro, probabilmente che abbiamo dimenticato. Sono, lo sapete, scusate se le mie altre piedi, ma non è maleducazione, ma non mi sembra giusto poi, visto che dal governo di finanza siamo interessati. Io faccio il tecnico e lo farò qui che campo. Io ero responsabile tecnico della Val Bisogno e di un'azienda di elettronica. Per cui, anche da persona sicuramente non qualificata, mi permetto di dire ai fisici di andarci, e a voi soprattutto, andate a cercare su internet stringhe e brane, poi quando finite di ridere ne parliamo e andiamo tutti a bere. Andate a cercare gli indici universi paralleli che hanno usato come tappo di emergenza per tutte le altre, voglio dire, cavolate che hanno detto, e continuerete a ridere per un po', vi farete segnato dalla buona salute. Il perché di Fortunato Zanfretta, ma quanti Fortunato Zanfretta ci possono ancora essere in giro? Fortunato Zanfretta era una persona, innanzitutto, come già detto, con un coraggio superiore alla media, perché adesso ciascuno di voi è vicino, magari ha avuto le 3:30 di mattina di febbraio, se ne va a Rossi, scende, e guarda la Madonna che sa di giacchetta, un freddo terribile, va, controlla le serrature se sono chiuse, se qualcuno non ha dimenticato, se qualcuno ha scardinato da solo, e dopo di quello rimonta in macchina e va nella casetta di fianco e ricomincia. Qua c'era, c'è Per, che ha fatto quel lavoro, c'era l'amico Pesci che lo ha succeduto nell'incarico, e sono persone che loro alle 3 di mattina se ne vanno a Marzano, se ne andavano in grattacieli in pensione, se ne andavano a Marzano a vedere se qualcuno aveva scardinato una casa da soli. La seconda cosa è che Piero aveva in mano una radio, aveva la possibilità di comunicare non col portatile ma col veicolare, perché se Piero non avesse avuto possibilità di comunicare con qualcuno che era sveglio di giorno o di notte, prendeva le botte dalla moglie, lo prendevano per il cuore d'amici e non si ricordava niente, perché si ricordava solamente sono grandi e basta. Queste sono le casualità che probabilmente hanno influenzato la media e i grandi numeri, per cui ci si è rimesso il Fortunato Zanfretta e non un onesto padre di famiglia che poveretto si alza sempre alle 5, ma prende la macchina e va a lavorare. Quindi direi che ci sono dei fatti oggettivi che possono giustificare determinate cose. E poi a quelli che sono nel giusto o che si ritengono nel giusto, beati loro. Io so che basta leggersi le cronache degli ultimi anni, e seguire anche su Sky ci sono dei servizi molto interessanti. A livello statunitense specialmente, ma qui parliamo di NASA, parliamo di Pentagono, parliamo di professori universitari, parliamo di ingegneri internazionali, ecco, e si scoprono che tante cose non sono poi come sembrano. Vi ringrazio. Grazie. Mi dico solo questo: è successo Zanfretta perché io Zanfretta, perché lei ha fatto una domanda, perché Torriglia? Torriglia, perché io Zanfretta lo avevo assegnato al servizio Torriglia, cioè alla villa. Se mi chiedo un altro, poteva succedere a un altro. Io come dirigente avevo assegnato Zanfretta in quella zona. Non era una punizione, perché è sempre stato un bravo ragazzo. E ecco perché non ho mai detto sì, è vero o non è vero. Dopo la punizione. Per loro sì, quando l'hanno ritirato il decreto. Ma io sono stato tanto messo che non l'ho licenziato. Gli scusi, ma la cosa, gli lo sa la cosa che mi fa rabbia? Che quello lì non era più abbonato, quello della casa. Non era abbonato più da 2 anni. Io andavo in testa a controllare.